Piccoli bastardi capitalisti, ben ritrovati. Volete sapere anche voi come arricchirvi, come speculare sul mondo dei vaccini? Questa è la nuova tendenza di questi giorni, di queste settimane, ora che tutti quanti si stanno cercando di accaparrare il primato su questo nuovo mondo che è quello dei vaccini. La Russia, l'America, i cinesi, tutti quanti, e anche voi giustamente siete avidi di conoscenza, volete capire come poter fare ricchezza sulla salute pubblica. Bravi, così si fa, perché il vero bastardo capitalista fa proprio questo. E d'altronde non potremmo fare a meno di chi puntella con la sua sagacia ogni frase riportata dai nostri esperti. Questa sera la bastardina capitalista, ma soprattutto bastardina, è la nostra Jessica Stalfieri. Buonasera. Ma buonasera direttore, buonasera a tutti. Che ma bello, guarda, che ma come bello. Ci siamo? Si è fermata un attimo, si è inchiodata un attimo, perché stiamo ancora un po' prendendo la mano. Sì, anche i nostri telespettatori. Ma dall'altra parte, di contro, dicevamo, cos'è che va a cesellare con le sue freddure, anche diciamo la Stalfieri? Le parole sagge del nostro professore Marco Cassinis. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera Jessica, e buonasera ai nostri telespettatori. Finalmente un po' di serietà in questa trasmissione. Per un attimo sembrava che lei non potesse venire, poi invece diciamo ha evaso in qualche modo, no? Sì, sono evaso, più che altro. Bene, no, buttavo lì la freddura proprio per attenermi un po' a questo copione, ma non potevo mancare. Perché l'altra volta ero con la Mazzucchelli, invece la Stalfieri, devo dire, che si sta accreditando, mi sembra, come un'opinionista, un'esperta di assoluto rilievo. Bravo. Allora, sono quasi onorata, penso che sia uno dei primi complimenti che ricevo all'interno di questa trasmissione. Ma no, Stalfieri, sia tranquilla, no, che ne arriveranno tanti, basta aprire commenti su Facebook, ne arriveranno tantissimi. Noi siamo pronti per iniziare. Ormai lei è popolare, cara Stalfieri. Fa una gara proprio per dare il commento più elegante, anche se vogliamo, no? In certi casi proprio ho saputo che è entrata addirittura in diatriba. Sono in pole position. In questa pagina di cui non... E non solo in una, in tante pagine. Tante pagine fan, sì, hanno aperto vari fan club. Che saluto, ciao ragazzi, sì, perché so che è molto importante, quando saluto qualcuno dall'altro lato magari si emoziona, ciao ragazzi, va tutto bene, tutto a posto. Guarda che non c'è nessuno dall'altro lato, ma ce ne sono. Buonasera anche a lei, caro. Buonasera, che bella averla con noi. Ha visto la nostra Stalfieri, che roba da pazzi, sta veramente creando scalpore. Sì, le ombrelline proprio al confronto, una roba che proprio non si può vedere. D'altronde la Stalfieri è un ombrellone, quindi... No, infatti no, perché è più amante del, è più amante del mare, nel senso. Ma secondo voi arriverò mai al livello della Mazzucchelli? Difficile. No, l'ha già superata. Sì, assolutamente. L'ha visto il ciclone lei? Sì, l'ho visto. Si ricorda quando c'è quella frase, ticchete, la pongo in pole position. Riesco a capire. Non so se la prenderà bene questa cosa, quindi ne approfitto per salutare. Ciao Eli. Sì. Siamo tornati. Ciao Elisa. Stalfieri ha un singolo membro, diciamo, della nostra coppia di bastardina. Visto l'altra volta avevamo sperimentato di nuovo la coppia, ma purtroppo esigenze di studio ce lo impediscono. Ah, non perché... il PC? No, assolutamente. Guardi che a me hanno detto che lei ha scelto me. Cioè, nel senso assolutamente non ha scelto... È capitato, diciamo, una volta l'altra, è capitata lei. L'altra volta, diciamo, a livello tecnico di illuminazione non veniva bene. Allora, finché dovete stare distanziati, abbiamo preferito tenervi proprio distanti una casa. Peccato assolutamente, perché eravamo il giorno e la notte, insomma, eravamo entrambe due punti diversi della medaglia. Ma lei mi ha fatto questa domanda perché appunto dice, quando diventerò mai ai livelli della Mazzucchelli? Perché lei aspira in qualche modo a emularla. Assolutamente, ho un leggero complesso di inferiorità. No, devo ammetterlo. Cercavo di capire un attimo, perché obiettivamente ce l'ho. E adesso mi sta per scendere la lacrima, perché non mi sembra giusta questa cosa che sta succedendo. Allora, adesso dico una cosa.
Senta, dico una cosa proprio a livello nazionale, così lo sfughiamo ognuno. Lei non ha nessun complesso, lei è inferiore. Ah, ecco proprio. Non funziona così. Basta, c'è cioè proprio. Almeno si toglie ogni dubbio. Ma diciamo, certo, no? Certo. Non c'è problema. Certo. Ecco, ma comunque. Cosa? C'è un modo per arrivare sì? al livello della Mazzucchelli e magari anche superarla, cara Salfieri. Querelando qualcuno? Ma lei dovrebbe. Sempre sognato dovrebbe avere al suo fianco l'uomo giusto, Salfieri. No, ma senta, allora. Salutiamo il fidanzato di Jessica, per favore, che sennò poi ciao, dopo. Ciao caro. Ciao caro, ha un nome questa persona. Dobbiamo dire nome e cognome, ma soprattutto con te. Ma meglio di no in questo momento. Ma lei al suo fianco, Salfieri, dovrebbe avere un uomo maturo, un uomo. Come già avevo spiegato alla Mazzucchelli. Faccelo un uomo maturo. Un uomo con i capelli corti, molto corti, con la barba, con la cravatta, con le bretelle. Un uomo, diciamo, un intellettuale, anche se vogliamo. Ma quest'uomo mi ha sempre evitata, non mi ha mai voluto, ha sempre scelto qualcun altro. Ma non hai capelli però lei, direttore, mi scusi. Infatti è no, sono corti. Sono... Ma come sono corti? Sono corti. Cosa? Ma non è che il fatto è che non, è un fenomeno particolare, perché anziché avere i capelli in testa, ho i capelli nel cervello io. Ma c'è una rientranza. Esatto. Come quello dei Simpson, che poi diventa cattivo, capito? Sì. Professore, anche lei... Imbarazzato, Sì, mi sono sentito un po' tagliato fuori. No, non lo so... Ma no, perché per i capelli probabilmente. Buonasera, il cucciolo di Panda. L'umorismo non manca, Cassidis, devo dire. No. Beh, comunque anche lei è dispiaciuto che non ci siano entrambe le nostre ragazze. Sì, infatti io ho cercato di liberarmi a tutti i costi proprio perché puntavo su questa coppia talentuosa a cui cercare di dare un mio pro per innalzare ulteriormente. Certo. E che pro, cioè che... Però ora non voglio dire che ho il cavallo azzoppato in questo senso. Però... Oppure che abbia i carboni bagnati anche. No, ma sono convinto che oggi la Stalfieri veramente ci darà delle grandi soddisfazioni. Ci dovete scusare, ma ci dovete anche ammirare, però scusate. Mi scusi, mi può dire chi è la sua preferita, per cortesia? Può un attimo dirlo? È chiaro, dai. Cosa? È chiaro. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. È un po' come lei ha salutato il fidanzato. Ciao caro. Ma no! Generici, no, ma lei è la regina del generalismo. Io ho in mente quando i ragazzi vengono a fare gli esami, quando chiedi, scusi, 2+2. No, ma sa, perché allora, guardi, il meteo, il tempo, giravo, facevo. Bisogna considerare tutte le condizioni, anche a capire se effettivamente il tempo può essere bello o brutto. Comunque oggi... adesso, scusi, avremo delle domande in cui sono sicuro che sarà puntualissima nella risposta, direttore. Dopo questi 5 minuti inutili possiamo passare a qualcosa di più attinente? Perché è un pool parlé. Ci hanno allungato fascia su Sky 821, tutti i lunedì alle 20:20, ma siamo un pochino più lunghi. E a tal proposito vorrei dire che adesso parleremo poi dell'argomento, della settimana, eccetera, ma attenzione... avremo in collegamento telefonico Ferrero? Questa volta no. Un noto sondaggista, perché sa ma che adesso chi è questo? Sa che adesso col fatto degli Stati Uniti si è parlato molto dei sondaggi giusti, sbagliati, eccetera. Avremo un noto sondaggista, ma chi è? Franco Futuri. Wow. un nome e una garanzia, aggiungo. Beh, insomma, con un nome così, diciamo, certo, non poteva. Certo, comunque, certo. Tanto, salutiamo Paolo Fox, che è in analisi oramai da qualche mese. Esatto. Ma parliamo di vaccini, perché noi bastardi capitalisti, caro prof, vogliamo un po' capire meglio questa la situazione. La Gilda l'ha fatto il vaccino? La Gilda sì. Tra l'altro volevo dire, non per dire, ma cara Salfieri, la Gilda ha 6 tette ed è umilissima. Ma non si può specificare la Gilda, chi non lo sapesse, è la fantastica cagnolina che accompagna. Anche Oppa ha 6 tette. Infatti. Sembra, prof, che sia tornata la guerra fredda, perché appena la Pfizer dagli Stati Uniti ha annunciato che il vaccino è efficace al 90% e oltre addirittura, subito dalla Russia hanno detto, anche il nostro Sputnik addirittura al 92%. Ma al 92%? Sì. No, a parte che pensavo guerra fredda perché la conservazione... Proprio quel 2%! No.
e la produzione a meno 80 gradi. Pensavo si riferisse a questo per guerra fredda. No, c'è del plutonio dentro. No, no, non è vero. Guarda che, no, non vorrei che arrivasse una quella vera. I russi l'hanno testato negli ultimi anni con quei dissidenti in giro per il mondo che hanno trovato avvelenanti. Ecco. Lì si stanno già portando avanti, probabilmente. Esatto. Ovviamente adesso andiamo sul serio perché dobbiamo pensare più che alla salute, a come rende la salute nel portafoglio degli investitori. No, questo è uno sciacallo, tema. Scusi, ma lei è uno sciacallo. C'è una pandemia mondiale in corso. Cioè, ma no, che ci interessa. Scusi, c'è ipocrisia poi. Cioè, se bravo, bravo! Un'azienda di pompe funebri, secondo lei funebri a cosa proprio, pensa? A come funebri deve star bene la gente? Penserà a come incrementare il business. Quindi sostanzialmente devono morire più persone. Esatto! Beh, dipende dal business. Quindi se lei si occupa di sanità potrebbe dire che più ne fa ammalare più ne può poi risanare. Guardi che in questo, come si chiama, Villaggio e Pozzetto erano avanti una cifra. Quando ha fatto le comiche si ricorda la sempliciotta, la matriosca, quelle erano... va bene, prof. Veniamo a cose serie piuttosto. Ma allora, lei ha posto già guerra fredda Stati Uniti-Russia. Sì. Possiamo metterci anche il terzo incomodo, ovvero la Cina. Ah, allora, proprio una roba da niente, quindi. Ma sì, è una guerra tra potenze. Il Brasile pare che l'abbia già abbandonato. No, infatti, questa è... ha ragione il direttore, informatissimo, ma è curioso il caso del Brasile. Sì. Anzi, partiamo da lì, perché stiamo parlando di vaccini, di sperimentazioni. E di carnevale, è di carne, nel senso che, allora, il Brasile ha sperimentato il vaccino della Cina. Sì. Allora, Bolsonaro, come Trump, dice non serve, non c'è Covid, non c'è niente, non c'è bisogno di sperimentare nulla. Bolsonaro è originario di Mondello? Sì, Lario. Okay. Tra l'altro avrei qualcosa da dire a riguardo dopo. Su Mondello? Sì, assolutamente, è uscita la nuova hit. Ah, ok. La hit del momento, vabbè. No, ma dica. Parla sempre a sproposito, roba da pazzi. Prego. Allora, il discorso che la sperimentazione brasiliana è stata momentaneamente abbandonata, perché sembra stiano già riprendendo, perché c'è stato un morto. Ora, tra l'altro, non che se sperimenti ti fermi per un morto. Vabbè, un morto su quanti sono morti di Badi. No, ma è bello che il morto comunque non è, o sembra non sia, perché poi l'informazione viene manipolata giustamente. Sì. Sembra sia un suicida. Quindi uno dice c'è la sperimentazione, defunge, abbandoniamo, ma si è suicidato. No, ma perché non vorrei che il vaccino portasse la gente a suicidarsi poi. Ecco, non è che magari è quello il problema. Beh, però già qui cambierebbe, perché se fossimo in Italia con il Premier Conte non chiuderebbe le attività commerciali solo per i suicidi a questo punto. Quindi si potrebbe andare avanti. Noto una stoccata clamorosa, tra l'altro. No, allora, faccio comunque una curvatura della realtà. No, non parliamo di curve, per favore, che magari... Stalfieri partecipa. Ah no, no, quel senso. No, io non partecipo per una volta che ero serio. Sono arrivato tardi, mi scusi, oltre, troppo avanti. No, allora, quindi il discorso dei cinesi in questo caso sembra che siano indietro. O è sempre una strategia dicendo l'abbiamo diffuso, ci avvaliamo di altri per risolvere il tema sanitario. Quindi sono indietro i cinesi? Sì, in questo caso sembra di sì. Allora, nel senso, nel senso che sono dietro a noi e ce l'hanno piacciato, nel senso, in quel senso? No, a me no. Noi siamo davanti ai cinesi solo per quel motivo. Ma no, è come quando lei va al ristorante che ti portano la roba sempre dopo 50-60 minuti, poi te la portano tutte insieme. No? Tipo sashimi, sushi, cosa, la barca. È quello. Che cazzo me la metto sul tavolo? Dice. Io invece ho il dubbio che ci siano dietro, perché noi siamo davanti e ci hanno messo in pole position. C'è anche un altro, ora non faccio nomi, anche se li avete fatte le settimane scorse. Un fast food, quando vai che ordini e poi chiedi anche il caffè. Tutto insieme, devi specificare che è dopo il caffè, perché sennò ti danno hamburger, eccetera, tutto insieme. Comunque no, qui il discorso è tra le due superpotenze, lasciamo da parte la Cina in questo caso, Stati Uniti e Russia. Sì. Stati Uniti c'è un tema di politiche farmaceutiche sanitarie interessanti. Non l'avevano mai business. Detto da nessuna parte questo. No, e la Pfizer sembra abbia trovato questo vaccino, o meglio, è accreditato che sia stato trovato. Beh, dopo il Viagra è una grande scoperta. Certo, le due cose che servono comunque sono quelle.
quindi dopo i post-it che sono stati comunque trovati. Sempre molto pragmatico, Cassini. No, ma sa, bisogna far di conto, il mestiere poi è quello. Allora, il vaccino è stato trovato, l'Europa ne ha già prenotate 300 milioni di dosi. Quindi, come la PlayStation 5 tipo? Sì, sì. Pre-order. Quindi, certo. Tenendo conto che in Europa ci sono 200 miliardi di abitanti. No, no. Ma infatti poi ovviamente uno dice a chi verrà dato, anche perché le dosi funzionano a doppia inoculo, quindi 100 milioni fai 50 milioni di persone. Quindi se sono 300 milioni, in questo caso sono 150 milioni di abitanti. Hanno scimottato quel gioco nazionale popolare della sedia, che tu tiri intorno, poi chi rimane fuori, arrivederci, grazie, è quello. Sì, ma tanto se nel frattempo defungono si sistemano anche queste cose. Certo. Comunque è interessante vedere un primo punto, per esempio, le sperimentazioni. Allora, facciamo un parallelismo tra il vaccino Pfizer con quello russo Sputnik. Allora, che più o meno sono la stessa. Tra l'altro un vaccino Sputnik su una cosa proprio che il Covid in un si occhio. Esatto. No. Allora, posta, è interessante vedere, mi ero segnato la sperimentazione su quante persone è stata fatta. Allora, partiamo da Sputnik per far capire, perché giustamente avete segnalato che ha una capacità di risolvere il tema sanitario al 92%. Detto così. Per la precisione. Ma su quante persone l'hanno sperimentato? Pazienti volontari? 92. 20. Vabbè. Sputnik, abbiamo detto. E già uno dice, ma un campione decisamente... Però erano vivi comunque, certo. Eh? Erano, appunto. Quindi... Al momento sì, poi dopo gli hanno fatto un tè. Vabbè, no, quindi, mentre invece quello Pfizer valida al 90%, uno dice, vabbè, un 2%. Comunque su 94 persone. Quindi, che il test a me non pare sì tanto rappresentativo. In entrambi i casi. Però dire, l'urgenza 110 fa... persone su 7 miliardi. Certo. Ma qui sposo siamo sotto lì, cioè, la chiacchiera da bar della politica, ovvero... Chiusi, certo. Faccio un passo indietro sugli Stati Uniti e sulle elezioni, che alla fine i risultati li sapremo fra una cosa e l'altra nel giro di 3 settimane, un mese, vediamo. Adesso stanno ricontando le schede una ad una, eccetera. Allora, bello, come votano negli Stati Uniti? Sì, beh, a parte che uno può anche cambiare idea e andare a rivotare, quello, è una democrazia ultrademocratica. Sì. Vabbè, ma il paese è un paese liberale, è un paese proprio che ha sempre, diciamo, professato questa sua voglia di, no? Sì, sì. Di brogli elettorali anche, perché... Sì, ma infatti credo che si siano specializzati negli ultimi anni. Abbastanza. Tra che elezioni, hacker, Russia, Cina, manipolazioni. Certo. Ma c'è un salto di qualità adesso. È già stato enorme salto dal di fatto qualità che proprio. Non manipolano, ma voto 5-6 volte, per essere sicuro di far capire. Fare, mi piace. No, ma poi almeno... si lamentano che la gente non vuol votare. Guarda, potrei candidarmi. Come no, vincerebbe sicuramente. Però, prof, visto che giustamente questa è una trasmissione non solo di qualità, ma soprattutto economico e finanziario, ci sono alcuni aspetti da approfondire sul discorso vaccini. Per esempio, questa cosa che pare che debba essere, parlando del vaccino Pfizer, conservato addirittura a meno 80 gradi, servono dei macchinari particolari e pare che potrebbe diventare un bene di lusso per pochissimi, fortunatamente. Ma Valliero non può, ma Valliero. Allora, l'ideale sarebbe produrre macchinari e gestire la movimentazione. Innanzitutto già verrà prodotto in Germania, quindi a prescindere c'è chi si è accreditato prima per non la produzione. Non lo sarebbe aspettato, tra l'altro. No, perché questa qui è veramente una guerra e c'è chi si è posizionato meglio. Per ora i tedeschi sono messi meglio di noi. Il discorso del bene di lusso successe già... così anche nell'ultimo conflitto, poi non è andata molto bene. Vabbè, vedremo un attimo, ecco. Cioè, sono nuove armi che vengono utilizzate. Già il fatto che le dosi disponibili non siano sufficienti per la popolazione presume una discriminazione. Poi c'è chi potrebbe dire, dato che i defunti o chi si ammala è maggiormente popolazione in là con gli anni. Attento a mediamente... quello che dice, perché guardi che qua è scoppiato un casino due settimane fa. È una cosa che si sente, ma io sto parlando di numeri. C'è chi potrebbe dire come si sono trovati, e questo è un tema molto serio, anche negli ospedali, a dover dire, non avendo possibilità di seguire tutti, chi sacrifichiamo, chi è più in là. Per esempio i poveri li eliminerei. No, allora Valero, Valero, tanto non è che producano più di tanto, voglio dire, gli anziani, i ricchi invece sì.
quello giustamente. Guardi che su questo, ora io lo dico ovviamente col massimo della serietà, io ho sempre pensato che chi è meglio che faccia dei figli? Cosa? Un ricco, se fa 10 figli, ci sono 10 ricchi in più. Certo, certo. Un povero, se fa 10 figli, ha messo al mondo 10 poveri. Scusi, se è povero e pure non può nemmeno fare la prole. Ma non è che lei vuol parlare l'ascensore sociale, dare l'opportunità a tutti. Mi perdoni. Siamo cittadini del mondo. Ma non è vero, ma è una tesi è una tesi che è inammissibile. Ecco, invece questo nasco da una famiglia povera, divento un calciatore. Prof, questo colpo gobbo che ha fatto il CEO di Pfizer, che ha appena uscito il vaccino, ha venduto una quota importante di azioni, guadagnandone più di 55 milioni di dollari. Sì, allora, allora e infatti qui ci sono delle cose su cui poi chiederei un appoggio alla Stalfieri, certo, ovvero un appoggio, innanzitutto, se magari la Stalfieri la smette di pomiciare col maiale, no, grazie, ma perché, no, il CEO di Pfizer, ci siamo sul CEO di Pfizer, il cui nome è Albert Bourla, già il cognome ora è banale. Banale, Bourla. Tra l'altro, Bourla è di origine greca. Ah, e ha fatto cose turche. Ecco, giusto. Ovvero, perché... Una mucchiata clamorosa proprio. Allora, Stalfieri, secondo lei, uno che ha opzioni per i titoli, si sta già... dalla notizia di aver trovato il vaccino di una società che comunque è quotata in borsa e casualmente il giorno stesso vende le azioni. Ma guarda un po'. Secondo lei non si potrebbe profilare un'ipotesi di insider trading? Cosa di cui avevamo già discusso. O quantomeno di scarsa etica. Cos'è l'insider trading? Se ha seguito le puntate... Dove lei allora, insider trading fondamentalmente mi avete chiesto che cos'è? Sì, no. Questo qui, guarda, questa qui è la scena degli esami, gli esami dei giovani d'oggi. È come quando d'oggi uno dice cos'è l'IVA? È imposta sul valore aggiunto, bravo. Spieghiamo. Insider è qualcosa che comporta il pensiero delle persone e quindi un training, un allenamento. Training! Autogeno. Ma che training? Training? Non la so questa, lo ammetto. Cosa? Training? Torno al prossimo appello, era molto, era formulata come una scarpa, è lei training. Lo ammetto, training. Lo capisco, va bene uguale. Grazie. Con la D di Domodossola, quindi non si accontenta del 28, diciamo. Di no, torno al prossimo appello. Sì. Meno 28, perché... No, questa domanda era formulata in modo troppo difficile. Ma ho capito, trading, abbiamo già parlato, tra l'altro. Scusi, ma lei ha confuso trading con training? Eh sì, perché questo periodo mi sto mettendo. Mi sto azionando per la mia fisicità, visto che mi dite sempre che sono mezza cicciottella, allora mi sto attivando. Ma allora è facile comunque, Trading. Niente, non ce la si può fare. Conosco solo il trading. Senta Cassini, niente, la rimandiamo, vada a vedere. No, però Cassini, facciamo un filo, perché giustamente chi ci segue da casa non è che possa. Rispieghiamo un attimo cos'è l'insider trading, un secondo. Bravo, ma un secondo proprio. Ma proprio un secondo. Siamo già lunghi, io non lo. Sto scherzando, volevo dare un assist alla Stalfieri per venirmi in soccorso. Praticamente è una pratica illegale in cui si utilizzano informazioni riservate per trarre un profitto. Un debito profitto. Bene. C'è modo di speculare per noi bastardi capitalisti in tutto questo, prof? Beh, assolutamente sì. Diciamo che questa situazione del Covid è una manna per chi vuole andare a pescare a piene mani nel siete torbido, nell'illegalità, nella fate tristezza. Fate schifo, siete delle brutte persone. Stiamo invogliando le persone a fare degli atti che non vanno fatti. Bisogna sensibilizzare le persone quello, a fare del bene. No, quello succede con Tinto Brass. No, non c'entra niente. Scusate, la Stalfieri però ormai ci ha messo fretta perché deve andare a strappare del personale a dei concorrenti, prendere dei soldi. Ora, io non faccio nomi, ma l'ultima che una può carriera distrutta, dare lezioni. Ma no, anzi, Rocca, se ci sente, ci tuteli. Veramente, perché ragazzi, certi personaggi non sono adeguati allo standing mio e del direttore. Il suo profilo potrebbe interessarmi, anzi mi interessava, non mi interessa più. Guardi, avevo una proposta che non potevo avere. Che profilo? Ecco, c'ho il pallone, me lo porto via, non gioco vabbè, più. Vabbè, diciamo, allora, insomma, no, era interessante. C'è qualche altra domandina che vogliamo fare? Quello che chiedeva era molto interessante, come approfittare. Innanzitutto c'è un tema, a livello di BCE, Mazzardi, praticamente la Christine Lagarde ha segnalato
segnalato che continuerà l'Europa a immettere liquidità. Quindi questa è una cosa utile. Liquidità vuol dire soldi a basso prezzo, mutui a prezzi bassi. Poi non ci ritroveremo neanche sul groppone dopo. E più reddito di cittadinanza! Non c'entra niente. C'è un tema. Ma basta! Sentite, potete buttare la Salfieri d'ora in avanti, perché cioè, cose a caso. Non è vero, perché stavo parlando di liquidità, stavo parlando di soldi. Io c'ho un debole per il reddito. Allora, in questi non solo lei. Ultimi anni sono saliti soprattutto Stati Uniti, sì? Titoli tecnologici. Tipo? Potrei darle un acronimo che è il che me l'ero segnato, questo è i FANG. Lei sui FANG sta alfieri? Ma io non capisco perché a lei è concesso portare degli appunti e sostenere l'esame con gli appunti e io senza appunti. Ma tanto lei non li prende. Ma non è vero, io sono molto capace. Tanto per non cadere in tentazione, vuol dire che non la sta insultando con questo termine. C'è qualche FANG. Siccome siamo molto lunghi, prof. Allora stringiamo. Stringiamo. Quindi i titoli tecnologici verranno penalizzati. Hanno subito un contraccolpo, sì? Ed erano i cosiddetti titoli growth, quelli su cui si punta sulla crescita impennate. Si torna ai titoli value, quelli di lungo periodo. La farmaceutica, sì? È una di queste una tipologie, quindi bisogna investire farmaceutica. C'è qualche domanda che vogliamo fare alla Salfiera, di là di quella sull'insider trading? Magari una domanda di riserva, un po' più facile. Qualcosa di facile? Tipo perché è qua? Perché? Secondo lei, se io avessi dovuto investire negli ultimi 5 anni su un titolo, un dollaro, ci mettiamo, su un titolo come Zoom o su una banca come Citibank, su quale dei due titoli mi conveniva investire? Questa è facile, questa, dai, le basi. Io investirei su Zoom sempre. Ecco. Perfetto. Su Zoom, per una questione, che sennò le videochiamate con mio fidanzato, come le faccio? Possiamo lanciare la sigla dopo questo? No, chiedo perché deve funzionare. Ma quante in contemporanea Zoom ne tiene? Ma senta, cosa? Di fidanzati? No, senta! Comunque, potrebbe, ovviamente io l'ho detto che ci avrebbe riservato sorprese, la centrate, non dico la azzeccata che sarebbe stato casuale, sarebbe è proprio una persona fortuna, che ne l'ho sa, negli ultimi 5 anni un dollaro investito su Zoom ha reso 700 dollari, quello su Citibank 0,77. Aiaiaia. Fondamentalmente quindi, sono la migliore. Vabbè. Grazie. Colpo di culo clamoroso, cioè che... Ragioniere, purtroppo siamo un po' lunghi, quindi purtroppo dobbiamo saltare alla rubrica dell'ABC questa settimana, ma d'altronde poi... Cosa che a nessuno frega niente. Tanto si trattava di una questione che sicuramente potremo ritrovare anche la settimana prossima. Ma non è prossima. Vero. Cioè. Ma c'è la telefonata... Pure. Attenzione, c'è la telefonata di questo noto sondaggista, perché sa che tutti hanno questi esperti, ce l'abbiamo anche noi, il noto sondaggista Franco Futuri. Buonasera, dottor pronto, Futuri. Pronto, buonasera. Buonasera, dottor Futuri. Ha già fatto un sondaggio. Ah, sì. Ha già fatto un sondaggio. Ecco, sì. Sicuramente la Juventus non può vincere il campionato. Non ha vinto il campionato negli ultimi 8 anni. L'ha vinto invece, mi spiace. Come? Sì, proprio l'ha vinto. L'ha sempre vinto la Juve. Ha già fatto un sondaggio. Sì, 2020 è un anno da ricordare. Sì, indubbiamente. Proprio, guarda che... Indubbiamente. Tenga messi 50 euro. Sappiamo che lei... telefono a 080, 42, 12. Ha indovinato, diciamo, ha saputo analizzare correttamente la situazione elettorale USA. Assolutamente, pronto. Io ho sondaggiato, proprio e sono certo al 100.000%. Che vince Trump. Però mi sa di no. Almeno che non ci sia qualche Trump. Colpo di scena. No, Obama. Mi sa che ha perso. Neanche. Clinton. Non c'è più. Quale poi, tra l'altro? Bush. Ecco. George W. Sì, Junior. Sì. No, vabbè. Kennedy. Per i vaccini, invece, dottor Futuri, cosa ci possiamo aspettare? Lei ha fatto anche un sondaggio tra la gente, tra i medici. Ma per i vaccini sono convinto che sicuramente ci vorranno almeno 5, 10, 15, 20 anni per far uscire un vaccino. Speriamo di no, in realtà sembra che esca a gennaio, però vabbè. Insomma. Assolutamente che... tutto quello che non è così. Non è così. Non è così. Sono convinto pure che ho anche sondaggiato questo. Sì? Fino al 2045 non ci sarà una pandemia. Ecco, va bene, abbiamo capito che lei se ne intende molto, grazie al dottor Paolo Fox. Futura, ecco, quindi più cartomante, diciamo. Tutto quanto. Eventualmente le riceve anche a domicilio? Come fa cose, diciamo, di carte, di... Tutto quanto. Vabbè, grazie al dottor Futura. Non riattaccare, bastardo, aspetta.
dottor Futuri. Grazie, grazie per essere stato con noi, Stalfieri. Ma ha capito che roba? Non ne azzecca uno questo. Però mi sembrava dei paesi miei. Sì? Sì. Ah, ecco, io c'era qualcosa in comune. Io uno così, sì, sappiamo. Fondamentalmente sì. Cassini si è rimasto impietrito. Ma visto che Lectio Magistralis del nostro professore oggi... incredibile, è proprio affascinante. In questo momento qua il professore come sta sudando malissimo come tutti noi, perché c'è un caldo qua dentro che è impressionante. Sì? È sempre quella, cioè se penso che lo portino così, sì, professore. Sì, sì, è sempre così. E beh, è una un missionario. Una ma sì, ma no, la Cassini della finanza, dell'economia. Secondo me travisate. Non so come mai. Vabbè. Siete sempre di altissimo livello. Cosa? Vediamo un po' questo. Questo cosa? Aforisma, Stalfieri, guarda cosa un po'. Fa Vallero? Posso vedere qual è questo qua? Sì, questo qua, vede, Edgar Watson Howe. Chi, scusi? Wow. Che lei conosce, no? Chi è? Assolutamente, questo? Compagni di scuola all'asilo. Ecco, vede che scuola materna. Puoi rimettere, per favore? Edgar Watson Howe. Famosi, ma lei non lo conosce, lo sa questo? What's America? Ma lei non lo... Sì, ma è quello con le ginocchia giubbo... con le no, no, ma non lei sta Stalfieri, Vallero che lo conosce. Cioè, inutile Il buon senso in finanza, cara Stalfieri. Già, partiamo male, comunque vabbè. Buon senso in finanza consiste nel sapere che certi uomini promettono di fare certe cose e poi non le fanno. Bomba di gara, bomba, 50.000 lire, bomba. Funziona così, ciao Betty. Ci vediamo lunedì. Chi è Betty? Betty. Ah, ok. Betty.